Centesima quarta mensis novembris, foculans in omnibus castris amelie, recognit in pontus cerello firmato, ipsis in plate a comunis amelie, procamerario, acquino notario, comunis dicte civitatis. E il sindaco lo offre alla sua eccellenza Monsignore il Vescovo per essere deposto davanti all'altare di Santa Fermina, per essere poi successivamente acceso. Ma lei non ha paura, non ha avuto paura,
proprio perché il Signore l'ha liberata da questa paura. E si tratta proprio di capire che la paura, uno, non si può liberarsi da solo. La paura è qualcosa che nasce quando mi sento solo, ma quando io so che Lui, il Cristo, è vicino a me, perché col battesimo Lui si è fatto vicino, con la cresima ha confermato questa sua vicinanza mediante i 7 doni dello Spirito Santo, mediante l'Eucaristia che è il pane di vita. Però è importante che noi con Santa Firmina vediamo che l'umanità può essere redenta, che noi possiamo dare un senso alla nostra vita, fino anche a consegnarla agli altri. Ecco allora l'importanza di capire che nella vita ci sono tanti doni, tanti carismi, che noi dobbiamo esprimere al meglio, dentro proprio questa collaborazione, che non è nella divisione che si va avanti, ma è nella complementarietà dei doni che lo Spirito Santo ha messo dentro a ciascuno. E dice San Tommaso d'Aquino che là dove c'è una cosa vera, bella, buona, dovunque sia, gliela ha messa lo Spirito Santo. Allora, dialogando tra di noi, scopriamo questi doni. Santa Firmina invece ha dato la vita, lei che è nata nel paganesimo, però ha conosciuto Gesù e ha capito che l'amore di Gesù è quello che salva il mondo. L'ha detto Gesù stesso: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E allora, carissimi fratelli e sorelle, veramente manteniamo vive queste nostre tradizioni. Aggiungiamo pure tamburi, le nostre manifestazioni. Ma non dimentichiamo Cristo. Mai. Perché senza Cristo, lo ripeto, non si va da nessuna parte. Perché Cristo? Perché Cristo è la verità. Ma non una verità fredda, gelida, che sta in disparte. È il Figlio di Dio, quindi la parola di Dio che si è fatta carne. E cosa ha fatto Gesù? È salito in croce per noi. Ed è risorto per noi. Quindi la dinamica della Pasqua, la dinamica del passaggio dalla morte alla vita, la dinamica del passaggio dall'egoismo all'amore, è quello che ci deve guidare tutti quanti. Precipizio. Allora, carissimi fratelli e sorelle, Firmina era anche una donna, era una donna. Allora la donna nel mistero della salvezza è molto importante. Siamo ormai vicini all'Avvento, alle prossime feste natalizie. Allora ci viene offerta l'opportunità di riscoprire il disegno di Dio sull'uomo e sulla donna, chiamati all'amore sponsale nella speciale consacrazione come le nostre monache o nella vita matrimoniale, attraverso la contemplazione del mistero di Maria, che ne è la figura della Chiesa. Lei è la madre, Cristo è Padre, cioè è l'uomo, è il servizio petrino. Allora, in tale prospettiva, dall'analogia sponsale, Cristo è lo sposo della Chiesa e la Chiesa è la sposa di Cristo. Allora, in tale prospettiva, in questa analogia sponsale, cosa emerge? Poi finisco. Anche la donna come simbolo di tutto il corpo ecclesiale, dell'intera famiglia umana, lo dice la Mulieris Dignitatis di Giovanni Paolo II. Nella Chiesa ogni suo componente, maschio o femmina, insieme formano la sposa di Cristo, in quanto accolgono entrambi il dono dell'amore di Cristo, lo sposo. Pertanto la visione biblica della donna offre un chiaro orientamento. Non si può avere un'adeguata interpretazione dell'umano, di ciò che è l'umanità, senza scrutare in profondità la dimensione femminile. Analogamente avviene nell'economia salvifica di Dio. Se vogliamo comprendere a fondo la teologia della storia, non possiamo tralasciare il mistero della donna, vergine, sposa e madre. Queste tre perle preziose oggi si sono smarrite nella persistente notte della ragione. Amen.
continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Riconduce a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale il tuo Dio doni al mondo ogni bene. Grazie.